Sostenuto da un pubblico tornato numeroso al Del Duca, parte subito bene l'Ascoli al settimo, la prima conclusione di Sommese verso la porta difesa da Handanovic. Si vede di più l'Ascoli nella fase iniziale, la risposta dell'Empoli con Musacci, un tiro dalla distanza che finisce a lato. Businetti guarda i suoi, sembra prevedere che di lì a poco ci sarà l'occasione clamorosa della partita. Il pallone messo a Lupoli davanti, solo davanti alla porta, il cross era di Sommese, Lupoli si dispera. Poco più tardi la sponda di Bonvissuto per Di Donato che col sinistro fa la barba al palo alla destra di Handanovic. L'Empoli l'occasione più importante nel primo tempo, con Nardini che impegna Guarna, la deviazione in calcio d'angolo. Inizio ripresa con l'Empoli che protesta per questo contatto in area fra Lazzari e Gazzola, fa proseguire l'arbitro Giacomelli e azione seguente dal calcio d'angolo, batti e ribatti in area, poi stop e tiro a volo di Vinci, ma Guarna è pronto. Questa invece è l'occasione per l'Ascoli con Bonvissuto che riesce appena a sfiorare il pallone, poi uno svarione difensivo dell'Empoli, altrimenti è attento, Vinci per lo passaggio, si inserisce Bonvissuto, guadagna un calcio d'angolo, errore analogo due minuti più tardi di Stovini, peraltro impeccabile nelle altre circostanze, ma Sommese trova Handanovic pronto. Aglietti dice ai suoi ci si può provare, l'ultima occasione, capita sui piedi di Fanucchi che svirgola malamente e nei minuti di recupero le proteste invece dell'Ascoli per una spinta di Vinci su Cristiano, anche in questo caso l'arbitro ha fatto proseguire, si è inceppata la macchina da gol dell'Ascoli che in casa segnava ininterrottamente da 24 partite dal maggio dell'anno scorso. Qualche errore di troppo, ma anche merito dell'Empoli, un Empoli che ha graffiato poco, ma questo forse sarà anche merito dell'Ascoli. Allora 0-0 giusto, indichiamo come migliore in campo il capitano bianconero Sommese e restituiamo la linea a Mario Mattioli. Grazie, Profita. Beh, due squadre, come dicevo, che danno la sensazione di poter... No, sono tutte due, sono due formazioni che sono veramente lì vicino a creare qualcosa di importante per la propria stagione. L'Ascoli, credo che il lavoro fatto da Agostinetti sia importante e molto intelligente a proseguire quello che c'era già stato lo scorso anno. Poi, Sommese di Donato centrocampo, ne parlavo con Orsi poco fa, sono due valori di altissimo livello. Quesito, quando un giocatore di classe procura un rigore, magari non volendo, e la propria squadra passa in svantaggio, che fa dopo un po'? Fa l'assist per cercare di... No, di più, Ledesma al 32esimo ha pareggiato per la Lazio, per cui a Firenze, Fiorentina 1, Ledesma 1. Ledesma che aveva procurato il rigore su Cerci è andato a rimettere a posto le cose, no? Il giocatore di classe fa così. Allora.